Bruno Marchionibus, contropiede azzurro. Ciao Bruno, ben ritrovato, come stai? Ciao Raffaele, tutto bene? Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Credo, spero ti sia piaciuto, diciamo, l'opening, diciamo, dei Santi, vabbè, insomma, Assolutamente sì. diciamo che è opinabile come cosa, però. Tralasciamo questa parte assolutamente di contorno e parliamo di cose serie. Ecco, insomma, la settimana azzurra che vedrà concludersi con il derby tutto campano fra Napoli e Benevento. Però io chiaramente non posso non chiederti chiaramente delle ultime due recenti gare. Bologna-Napoli molto bene, anche se diciamo c'è una costante con Shakhtar Donetsk Napoli, ti chiedo in tal senso se sei d'accordo. 70 minuti difficili, a tratti insomma anche bruttini, e poi anche invece una 20-25 minuti di ottimo calcio, di buon calcio, ecco. Ti chiedo se sei innanzitutto d'accordo e se questa è la cosa subito da migliorare in casa Napoli per subito il derby. Allora, partiamo dalla partita col Bologna. Ti dico sicuramente il primo tempo e anche l'inizio del secondo abbiamo sofferto ed è stato sicuramente un match difficile, probabilmente risentendo anche dei tanti nazionali che avevano giocato in giro per l'Europa nel corso della settimana. Eh beh, certo. E lì però siamo, diciamo, stati bravi con Reina in due occasioni, anche fortunati a non subire gol. E bravi anche poi nello sfruttare il primo episodio a favore per poi dilagare negli ultimi 25 minuti. Vero, certo. Con lo Shakhtar purtroppo non è andata così, anzi in realtà loro primo tiro in porta abbiamo subito gol, quindi Ecco. ovviamente la partita si è messa in salita per noi, in discesa per loro, 2-0 nel secondo tempo e quindi la reazione tardiva che c'è stata non è stata sufficiente poi ad agguantare almeno un pareggio. Purtroppo no, purtroppo no. Sicuramente diciamo che l'ultima mezz'ora giocata in Ucraina comunque può dare degli spunti positivi e Ah, in ogni sicuro. caso credo quando arriva una sconfitta comunque bisogna essere bravi a capire cosa si è sbagliato per non ripetere gli stessi errori e quindi per volgere in positivo anche il risultato negativo diciamo che c'è stato. Sicuramente lo stesso Sarri, valutando la formazione iniziale che ha proposto, se tornasse indietro probabilmente cambierebbe qualcosa, Eh quindi beh, questo certo, sono in d'accordo. ottica dei prossimi incontri potrebbe servire. Per esempio ti dico, secondo me ad oggi il centrocampo del Napoli non può fare a meno di Haaland, No, vero, vero. E che senti. secondo me è nettamente il più in forma al momento ed è forse anche l'unico tipo di giocatore che garantisce una certa quantità in mezzo al campo. Sono d'accordo, senti, però ti chiedo, ma col senno di poi, perché sai, dopo la partita è tutto più semplice, Tutto più paura, siamo è anche tutto più allenatori, siamo anche siamo tutti molto più bravi, ecco, anche dello stesso Sarri, anche se sappiamo bene che non è così. Ma secondo te un elemento come Rog, anche però non sulla prestazione di Hamsik, vedendo la prestazione di Zielinski, insomma, poteva secondo te tornare utile? Poi è chiaro, magari sul 2-0 lì ormai la partita sta prendendo una direzione ben precisa, ma nell'11 titolare Rog, secondo te un pensierino guarda, si ti poteva dico, fare? ovviamente no, noi Sempre col parliamo, senno diciamo, di come. poi, è chiaro che è tutto più semplice. Esatto, avendo visto com'è andata e col risultato, ti dico che secondo me, a mio, diciamo, modesto avviso, un centrocampo un po' più muscolare di quello visto, quindi appunto con Allan, come ti ho detto prima, o con lo stesso Rob, sicuramente avrebbe potuto fare meglio, anche considerando che pioveva, insomma, col campo pesante. Però è chiaro che dopo è sicuramente più semplice, insomma. E però Decisamente. ti ripeto, secondo me questo passo può servire ad esempio alla squadra proprio per migliorare, così a Sarri per migliorare in queste scelte iniziali, dalla squadra che per capire che comunque nessuna partita può essere sottovalutata, nel senso che non sempre se sbagli l'approccio poi hai modo di recuperare a partita in corso. Eh beh, certo. Senti,
Caro Bruno, tu sei una delle penne di riferimento di Contropiede Azzurro e io ho qui sotto mano, proprio da Contropiede Azzurro, le tue osservazioni semiserie che a me hanno davvero strappato più di un sorriso, del tipo anche non vale la regola ogni 10 calcio d'angolo un gol, vero? Perché è quella che mi è anche piaciuta in maniera particolare, perché davvero il Napoli con lo Shakhtar, ecco, insomma, rimanendo fermi a questo, su questo argomento, il Napoli ha davvero creato tante occasioni da calcio da fermo, però non riesce a concretizzare tutto questo anche con un Milik in campo e non con Mertens. Secondo te è questo anche un altro aspetto da tener conto? Possibile mai che anche con il centravanti polacco non si riescano a battere calci d'angolo migliori, palle da fermo migliori? Perché lo sappiamo tutti, ecco, sono quelle anche che decidono una partita. Soprattutto quando non riesci a trovare la via della rete tramite il gioco, l'episodio da calcio piazzato è fondamentale. Io, se non sbaglio, la statistica finale contro nella partita con lo Shakhtar era 11 calci d'angolo a zero per noi. Sì, ricordi bene. Eppure non ricordo quasi nessuno in cui siamo riusciti poi a renderci pericolosi, insomma. Sono anche circostanze, nel senso che poi spesso si dice che noi non segniamo mai da calcio d'angolo, non è propriamente vero, qualche gol anche l'anno No, scorso l'abbiamo è fatto, vero, hai ragione, hai ragione. però è chiaro che probabilmente in percentuale rispetto alle altre squadre riusciamo meno a sfruttare queste situazioni. È un altro aspetto sicuramente su cui poter migliorare, perché appunto tante volte non ricordo precisamente la statistica, ma un paio d'anni fa sentivo che addirittura in campionato erano più gol segnati da calcio piazzato se non quelli in azione. Quindi è una variante in cui nel momento in cui non riesci a sfondare col gioco, il momento in cui come mercoledì magari c'è il campo pesante, è più difficile palleggiare, è chiaro che sfruttare l'episodio può essere determinante. Eh beh, senza proprio alcun dubbio, tant'è che poi. Anche Sì, perché dici. purtroppo non vale la regola di 10 calci d'angolo buoni. Purtroppo proprio no, anche perché sennò anche altre squadre potrebbero prendere spunto da questa tua osservazione semiseria, chiaramente. Poi chiaramente il tuo battitore migliore di punizioni inattive è in Ghoulam, panca. che è E a uno. parte Ghoulam in sé per sé, che vabbè, insomma, se basta vedere la faccia di Ghoulam sulle punizioni per capire tutto, però l'altro che le sa battere come se le sa battere era in panchina. Sto parlando di Dries Mertens. Chiaramente Sicuramente. c'è una voce che anche, se non ricordo male, anche Gazzetta dello Sport e giornali vari hanno proposto una soluzione. Magari non so se col Benevento proprio, ma di un tandem fra lui e Milik. Ma tu lo vedresti, lo rivedresti, perché noi l'abbiamo già visto, anche se in un formato diverso. Ecco, diciamo chi come seconda punta, Mertens, e poi al tempo era Milik la prima punta, appunto, ancora gioco di parole, perdonami. Rivedresti bene questa soluzione? Ti chiedo proprio se anche a partire già dal Benevento. Allora, guarda, io ti dico, credo che se parliamo di un 4-2-4, diciamo come visto nel secondo tempo in Ucraina, non credo che Sarri valuti questa possibilità dal primo minuto. Penso che questa, diciamo, è un'opzione che lui tiene in considerazione più a partita in corso, perché comunque è uno schema che ti sbilancia molto, in cui rischi di restare in inferiorità a centrocampo. È vero. Però credo che si possano vedere Mertens e Milik insieme, sempre in un 4-3-3, ma nell'ottica del turnover, magari se in situazioni in cui magari appunto Insigne può riposare, Mertens può fare, diciamo, il suo ruolo, tornare alle origini, tra virgolette, quindi giocare esterno e Milik centrale. Io credo che domenica qualcosa ruoterà anche in avanti. E beh, ma d'altronde l'ha detto proprio Sarri, ecco, insomma, Mertens non ne può fare 50 di partite, Milik poi merita anche di giocare, insomma, non stiamo parlando di un giocatore scarso, insomma, che non merita neanche un minimo di minutaggio. No, assolutamente, è chiaro che diciamo sono due prime punte molto diverse, quindi ovviamente se gioca Milik piuttosto che Mertens cambia un po' il modo di giocare, però abbiamo la fortuna che, diciamo, entrambe sono molto valide ed entrambe fanno rispettare in zona gol, perché poi anche Milik, se
vediamo i minuti che ha giocato a Napoli tra i pochi dell'anno scorso e quest'anno, quello che ha fatto, la media è tutt'altro che disprezzabile, insomma. È vero, decisamente, decisamente sì. Sempre su Milik, poi mi faceva abbastanza sorridere quest'altra tua parentesi sulle osservazioni semiserie, considerando anche la partita dell'anno scorso a Kiev, appunto, dicevi, insomma, se il Napoli giocasse tutte le partite in Ucraina o Ucraina, prendendo spunto dalla prima, Milik chiuderebbe l'annata con ben 96 reti. Beh, amen, sarebbe fantastico, però sì, questa è fantascienza. Sì, perché effettivamente in due partite ne ha fatti tre, tra quest'anno. Bene, insomma. Quindi, riguardo l'Ucraina-Ucraina, era perché appunto chi mi chiedeva come si scrivesse Shakhtar, diciamo, ho risposto che ancora non so come si pronuncia Ucraina-Ucraina, quindi non figurarsi se potevo sapere come si scrive Shakhtar. Insomma, veramente apprezzo molto veramente questa tua rubrica, questo tuo scritto, e quindi il minimo che posso fare è chiaramente di rindirizzare a tutti gli ascoltatori non solo a leggere la tua rubrica, ma chiaramente anche a leggere contropiedazzurro.it. Caro Bruno, ricordiamo brevemente come possono seguirti i nostri amici ascoltatori e come possono seguire Contropiede Azzurro, dove, come e quando. Allora, il sito è www.contropiedeazzurro.it, dove appunto io ho la rubrica delle osservazioni semiserie, che è un po', diciamo, la mia diciamo una rubrica a cui tengo molto, perché l'ho creata e gestita nel corso di questi anni con grande passione, quindi è un po' come fosse, diciamo, una figlia per me. E poi scrivo ovviamente anche pezzi più seri, come tutti i miei colleghi, la direttrice e l'intera redazione. Abbiamo la pagina Facebook Contropiede Azzurro e siamo anche su Twitter, quindi insomma invitiamo chi volesse a seguirci sui vari social. E beh, questo è giusto, è cosa buona, è giusta, e quindi insomma mi raccomando, seguite il consiglio, i tanti consigli del buon Bruno Marchionibus, alla quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti, e ancora davvero un ringraziamento speciale per la pazienza dovuta a causa di forza maggiore. A te e agli ascoltatori. E ci lasciamo con un bel applauso. Ciao Bruno, a presto.